Ti do il benvenuto a questo nuovo videocorso sul workflow per videomaker. In questo videocorso vedremo come è possibile organizzare il lavoro di post-produzione, il lavoro cioè che sta dietro alla fase di ripresa, per ottimizzarlo al meglio e per rendere tutto il flusso più efficace. Ora facciamo attenzione al termine post-produzione. Questo corso non si riferisce alla post-produzione intesa come effetti speciali, perché molto spesso quando si parla di post-produzione si pensano agli effetti speciali. In realtà per post-produzione si intende anche tutto ciò che avviene dopo la fase di ripresa, e questo include anche il montaggio. Prima di cominciare parliamo di quale può essere la configurazione ideale per un computer che ci consenta di lavorare in maniera rapida e senza troppi intoppi. Ci sono alcuni aspetti da considerare. Primo tra tutti il processore e la scheda grafica. Questi due insieme collaborano per darci la potenza di calcolo necessaria a poter operare velocemente con il computer, perché una delle cose fondamentali è che io non posso avere delle attese troppo lunghe quando sto lavorando su un progetto video, perché questo influisce negativamente su diversi aspetti, dal tempo principalmente per la consegna del lavoro, ma anche dal punto di vista creativo, perché se devo aspettare i tempi di attesa di un computer mentre io sto cercando di creare un progetto creativo, sicuramente questa cosa qualche fastidio me la darà. E allora, come ti dicevo, loro collaborano insieme, ma uno degli aspetti cruciali nel montaggio video, nella post-produzione più in generale, è la scheda grafica, la potenza della scheda grafica, perché noi possiamo avere un processore molto potente, come per esempio un i9 a 4 o 5 GHz, ma senza un'adeguata scheda grafica la potenza del processore si perde. Ecco quindi che dobbiamo concentrarci su una buona scheda grafica che abbia molta memoria, ma che sia soprattutto molto veloce. Una scheda grafica molto potente riesce a ridurre drasticamente i tempi di rendering di un progetto, e non solo, permette anche di fare lo scrubbing, cioè muoversi velocemente sulla timeline senza avere dei tempi di attesa. Considera che queste due cose sono fondamentali in un approccio creativo all'editing, perché se ogni volta che io voglio verificare la bontà di quello che ho fatto, un effetto che ho messo, un suono che ho messo, devo aspettare i tempi di rendering o addirittura devo vedere che il computer non mi segue in tempo reale, questa cosa influisce, ti ribadisco, negativamente sulla creatività e sulla mia capacità di tirar fuori un prodotto di qualità. Ovviamente non sto dicendo che senza tutta questa incredibile potenza io non sono in grado di fare montaggio video. Assolutamente, io sono uno dei primi a sostenere che si può realizzare qualunque bel video anche con tecnologie non ultimissime. Però, quando la tecnologia ci permette di snellire il nostro lavoro, anche la creatività e quindi il nostro approccio alla produzione video cambia. Gli altri due aspetti fondamentali sono la memoria RAM del computer e gli hard disk. La memoria RAM è molto importante, soprattutto in tutti quei casi in cui noi non stiamo utilizzando un solo software, ma magari ne abbiamo aperti più all'interno dello stesso progetto. Io potrei avere Adobe Premiere aperto per fare il montaggio video contemporaneamente, a me capita molto spesso questa cosa, contemporaneamente potrei avere Illustrator aperto perché mi serve per fare le grafiche e Photoshop aperto perché mi serve per gestire le immagini che poi vanno a confluire all'interno del software di montaggio video. Ed è quindi necessario avere una buona dotazione di RAM che sia ben oltre quello che solitamente vediamo in giro. Una macchina adeguata dovrebbe avere, secondo me, non meno di 32 GB di RAM, meglio ancora se riusciamo ad arrivare a 64. L'altro aspetto fondamentale sono gli hard disk, ovvero sia la velocità dei dischi rigidi che utilizziamo durante l'editing. E qui bisogna fare una piccola distinzione tra gli hard disk che sono all'interno della macchina, che sono quelli sul quale dovremmo operare a livello di montaggio video, e gli hard disk che noi abbiamo all'esterno della macchina, che sono quelli che generalmente dovrebbero servire solamente a livello di archivio, ma che in alcuni casi possono anche essere utilizzati a livello di montaggio video. Qui però bisogna capire in che modo. Allora, partiamo dal presupposto che all'interno di un computer molto potente per il montaggio video è ormai assolutamente necessario avere dei dischi SSD, dei dischi a stato solido, veloci, rapidi, che ci consentono non solo di montare video in Full HD, ma di montare anche video in 4K, perché questa grande risoluzione che è il 4K è ormai di uso comune. E quindi avere un disco SSD molto veloce all'interno della macchina vuol dire poter fare lo scrubbing, quindi muovere velocemente la testina di lettura all'interno del mio programma di montaggio video, vedendo in tempo reale quello che accade. In molti casi addirittura mettere in play il software di montaggio video senza aver fatto il rendering e vedere in tempo reale. Ovviamente questo tempo reale è però frutto, te lo ricordo, della scheda grafica e del disco SSD molto veloce.
Poi va da sé che esternamente alla macchina possiamo anche inserire dei dischi oltremodo veloci che sono collegati tramite USB-C, tramite Thunderbolt, in vari modi. E questi dischi, come ti dicevo, generalmente dovrebbero servire per l'archiviazione. Però può capitare in alcuni casi di utilizzarli anche per fare il montaggio video, purché ovviamente non stiamo lavorando su risoluzioni molto elevate. Quindi è abbastanza difficile fare un montaggio 4K su dischi esterni perché la velocità di trasferimento delle connessioni non è paragonabile a quello che invece avviene se io ho un disco SSD interno alla macchina. Ovviamente per completare il nostro panorama degli elementi necessari per fare un buon montaggio video abbiamo il monitor. Il monitor che è quello che noi osserviamo e quello su cui noi abbiamo i nostri occhi piantati costantemente durante il montaggio video ed è quello che ci deve dare una fedeltà cromatica elevata. Ovviamente il monitor deve avere una sua calibrazione colore in modo da darci anche dei colori fedeli, che quindi se io ho scelto determinate tinte di colore le vedo correttamente, non le vedo alterate, non le vedo viziate di una tinta più che di un'altra. E poi la risoluzione che in questo caso, quando ho una risoluzione molto elevata, mi permette di lavorare con un'interfaccia grafica che contiene tanti elementi. In questo caso io ho semplicemente Premiere sullo sfondo, ma in realtà con un monitor da 32 pollici come quello che stai vedendo io potrei collocare all'interno della stessa schermata diversi software e gestire in contemporanea il passaggio tra l'uno e l'altro. Insomma, come hai capito, le caratteristiche tecniche di un computer sono fondamentali per la buona riuscita di un montaggio video. E fai attenzione, mi piace ribadirlo, non sto dicendo che in assoluto se noi non abbiamo una grande potenza e se non abbiamo una super tecnologia non saremo in grado di fare buon montaggio video. Assolutamente no. Questa cosa per me è una sorta di mantra. Non è necessario avere super tecnologia, e non parlo solamente di computer, anche di fotocamere o telecamere, per fare del buon montaggio video. Ma sicuramente un determinato tipo di tecnologia aiuta moltissimo il nostro lavoro dal punto di vista della velocità operativa, e sappiamo che oggi i clienti vogliono i lavori praticamente per il giorno dopo, ma anche dal punto di vista della creatività, perché se io ho un'idea che voglio sviluppare subito e ho un computer che non mi assiste dal punto di vista della rapidità nell'inseguire quest'idea, alla fine la mia creatività in qualche modo si affloscia. Se invece ho un computer reattivo e veloce che mi sta dietro, io sono forse anche ancora più stimolato a voler fare cose creative perché ho un supporto valido. Può sembrare banale, ma uno degli aspetti fondamentali del mestiere del videomaker è essersi dotato di un'attrezzatura, e non parlo solamente di fotocamere, videocamere, GoPro e quant'altro, ma soprattutto del computer che ci permette di fare bene questo lavoro, ripeto, di un'attrezzatura che sia potente e quindi anche molto veloce. E quello che ti sto per far vedere è un raffronto che potrebbe sembrare un po' paradossale, perché ho caricato all'interno di questo PA90 dell'Asus uno dei miei progetti, che tra l'altro vedremo anche più avanti nei capitoli, e ti faccio vedere il rendering di questo progetto video appunto in questo computer, e la stessa cosa realizzata su un Mac Pro, su un 6.1, che è praticamente il cilindretto di Apple, che ha chiaramente caratteristiche diverse da quelle che abbiamo su questa macchina, ma comunque bisogna tenere in considerazione che nell'ambito del videomaking molte persone lavorano ancora con computer che hanno 5, 6 o anche 7 anni, quindi lavorano fondamentalmente con tecnologie che sono ormai considerabili desuete. E fare un salto di qualità e fare un investimento e fare un aggiornamento in tecnologia recente comporta una drastica riduzione dei tempi, e moltiplichiamo questo per quello che avviene durante l'arco di una giornata lavorativa, ci rendiamo conto che potremmo veramente fare tantissime altre cose. Guarda, provo a mandare in rendering adesso il progetto e in parallelo vedrai il rendering che ho realizzato sul Mac Pro. Apro Premiere, do il comando File, esporta file multimediali. Questo è il mio progetto, non tocco niente, queste impostazioni sono identiche a quelle che troveremo sul Mac Pro, e faccio clic su esporta. Il progetto è in fase di esportazione, avevo già fatto questo test, se non ricordo male sull'Asus PA90 il tempo di rendering è di circa 49 secondi. Stai vedendo in contemporanea il rendering che si svolge sul Mac Pro, che è considerevolmente più lento. Ovviamente qui siamo di fronte a un'ottimizzazione totale della macchina, una macchina recentissima con una scheda video che la quadro, che fa un lavoro incredibile, quindi sicuramente è un paragone un po' paradossale dal punto di vista tecnologico, ma lo stato di fatto è che
Il mondo del videomaking, come dicevo, si basa ampiamente su professionisti che lavorano con macchine desuete e quindi la differenza con una macchina recente si vede e come. Ho volutamente interrotto il play relativo ai tempi del Mac Pro e ti dico semplicemente che ci mette grosso modo 4 minuti e 20, cioè da 49 secondi passiamo a 4 minuti e 20. E allora questa è la riflessione molto importante che ti esorto a fare. Se fai questo lavoro professionalmente, oppure vuoi semplicemente iniziare a fare il videomaker, considera che l'acquisto di un computer recente cambierà drasticamente la quotidianità lavorativa. Perché se tu moltiplichi questo maggior tempo dovuto al rendering di una macchina più vecchia e lo estendi tutta la giornata, ti accorgi che potrai fare molte meno cose. Senza considerare poi che il tempo non è solo legato al rendering, ma anche tutte le attività, come lo scrubbing, diventano più lente, quindi anche la verifica visiva di ciò che è il tuo approccio creativo ci mette sicuramente molto più tempo. Ora, per darti qualche indicazione pratica rispetto a quello che stai osservando, all'interno di questo videocorso io utilizzerò un Asus PA90, che è il computer che stai vedendo. È un computer messo sotto forma di cilindro con un sistema di dissipazione della temperatura molto interessante. Ha praticamente la parte superiore un tappo elettrico che si alza e si abbassa nel momento in cui chiediamo potenza di calcolo e quindi i componenti interni iniziano a scaldarsi. A questo computer ho associato un monitor a 32 pollici, è il PA32UCX, ed è un monitor che è stato precalibrato già dalla fabbrica. Questo significa che ha una fedeltà cromatica ancora superiore. Con questo monitor viene anche dato in dotazione un calibratore colore, è l'X-Rite 1 Display Pro, che mi consente comunque di gestire la mia calibrazione durante l'arco del tempo, perché chiaramente una volta che ho calibrato un monitor, nel tempo quella calibrazione varia. Ti esorto ovviamente a documentarti su questo tipo di macchina, che è una macchina estremamente potente e consente di lavorare a livello di montaggio video con file molto grandi e molto pesanti, ma con dei tempi assolutamente rapidissimi. Infatti lo vedremo durante l'arco dei prossimi capitoli, quando affronterò alcune tematiche legate al montaggio video e avremo degli esempi particolari, e ti dimostrerò come questa macchina riesce a dare una potenza di calcolo tale che muoversi all'interno dell'interfaccia di un programma di montaggio video come Premiere è una cosa incredibilmente rapida e veloce. Nel prossimo capitolo ci andremo ad occupare di come organizzare correttamente tutti i nostri file affinché la fase di post-produzione, che comprende anche l'editing, sia fatta nel modo più veloce e fluido possibile.